Oggi è un momento di gemellaggio abbastanza significativo per noi. Perché c'è qua Nosare, vicepresidente del consorzio, nonché amico, nonché facente parte appunto del finanziamento delle regge, diciamo del percorso delle regge. Perché innanzitutto il titolo Cantieri Aperti a me fa venire infatti mi d'animo. In questo momento San Benedetto è un cantiere aperto su circa 12 o 13 fronti. Chi ha vissuto l'esperienza del terremoto sa quel che voglio dire, soprattutto delle difficoltà di reperire i fondi e di far sì che gli stessi venissero a inserirsi in finanziamenti che già erano in atto oppure che sono stati modificati nel loro percorso. Vedrete soprattutto una cosa molto importante e significativa per noi, cioè riuscirete ad andare al museo. Questo non era assolutamente scontato. Anzi, pensate, dopo un anno che voi riusciate ad andare al museo, e l'abbiamo aperto ad aprile, era una cosa quasi impensabile, se non insensata, subito dopo il terremoto. Questo è stato frutto di molte cose, ma soprattutto del fatto che ci si è messi insieme, anche privati, per raggiungere almeno l'obiettivo di mettere in sicurezza, no? Questi stati. È stato un grande lavoro, voi qua avete appunto i tecnici, coloro che hanno curato un allestimento importante, importante non perché lo dico io, che sono un umile veterinario di campagna e ritengo che sono onorato di esserlo, ma perché bene o male tutto quello che è stata la progettualità è stata condivisa, sviluppata ed ha avuto anche dei premi. Nel 2012, l'anno del terremoto, l'ICUN ci ha fatto la segnalazione speciale perché, essendo chiusi per il terremoto, non potevamo partecipare al concorso in cui ci erano selezionati tra i finalisti. E ci ha fatto una mozione speciale. E è un museo importante perché vive in un ambiente importante, perché rappresenta la nostra storia, il museo etnografico, e soprattutto il fatto di aver privilegiato la parte didattica, la struttura, l'apparire, di fare un percorso importante sia di oggetti, ma non solo, di sentimenti, di tutto quello che ci va dietro, e poi con la visione, con una vision molto più aperta, è quella di dire, di portare il museo a vivere continuamente di cose nuove. Il nostro alto pensiero era quello ovviamente di allegare a questo il percorso legato ai depositi. Depositi, come dice Federica e come qualcun altro, è un termine brutto per una cosa bella. Noi abbiamo più di 10.000 oggetti di tutte le categorie. E questo non è un museo civico, questo è un plurimuseo. Qui si parla di carne, si parla di burattini, si parla di alimentazione, si parla di tutto il percorso, si parla di fauna. Io penso, io ne ho visti di musei al mondo, però un museo che ha così tanta roba, in così tanti aspetti, è veramente difficile trovarlo. Ed è una scoperta sempre nuova, per cui io sono onorato